E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi siamo tornati qua con un nuovissimo video. Oggi ragazzi non sono solo, esatto, c'è la compagnia di mio padre. Ciao. Come vi avevo promesso su Instagram, ho fatto un sondaggio e quindi avete votato di sì, quindi eccolo qua il video. Dopo la reazione con mio papà della Dark Polo Gang, che ha fatto oltre le 700 visualizzazioni, ora porto un personaggio molto molto discutibile su YouTube Italia, che nell'ultimo periodo papà ha fatto all'incirca 100.000 iscritti in un mese, cioè c'è stata una crescita esponenziale. Questo personaggio si chiama Manny Fresh, papà. Allora, è riconosciuto per una tipologia di video in particolare. Lui fa vedere di essere molto ricco e vabbè, io ti faccio vedere questo video qua. Ho comprato un Rolex con i soldi di YouTube. Bravo. Many fresh on the building, Yuri, know what the fuck is going on? Oggi siamo qua con un nuovo video di film, ragazzi. Mattia Garcia, non è like, fuck you talking Ma about? cosa dice? Allora, siccome... Allora... Ma che lingua parla di solito questo qua? No, allora, lui... Riascoltiamolo che magari ci vuole il Sì. secondo ascolto. Many fresh on the building, Yuri, know what the fuck is going on? Oggi siamo qua con un nuovo Sì. video di film, ragazzi. Mattia Garcia, non è Ma ha un like, fuck you talking problema about? anche. Iphone Matti, visto che c'hai i denti d'oro. Sì. Insomma, neck. Ma che Allora, linguaggio è siccome questo? ultimamente su YouTube sto facendo delle big views, views. You feel me? You feel me? Fai un film? No, Vuoi no. fare un film? No, no, you feel me? Mi senti, mi capisci? Ok. Significa a lot of money, you feel me? What the fuck are you talking about? Fuck you talking about? Fuck you talking about? Fuck you talking about? Questo dollaro è del 1957, il mio portafortuna, you feel me? Mettiamolo Vabbè, qua, andiamo al punto così dove ha magari preso anche questo Rolex. di... Vediamo se secondo te è un Rolex vero. Ah, Sulla scatola, scatola grazie di nera. scoprirla. Mi sembra un Che cazzo po'. c'è? Oh mio Dio, you feel me? C'è una Cosa sacca. c'è Fuck una you talking sacca? about? In questa Sacca. sacca che cosa ci sarà mai? Siete pronti? Facciamo i rulli di tamburi, you feel me? Oh, io intravedo qualcosa. Io intravedo un... Oh, porca troia! Manny Fresh va a comprarsi un Rolex. You feel me? Fuck you talking about? Film you fucking talking about. Con il cash di YouTube. Look at that shit, you feel me? Fuck you talking about, pussy ass bitch? Pussy ass bitch. Pusha, T pussa, ti ho detto puzza. della ti ho detto che sei una pussy. Alla pussy, lui invece che cos'è che è? Lui è un fresh, un tipo Fresh, tutto fresh. c'è un Rolex pure, you feel me? Dopo uno blog Sì. che vabbè era vero, ma la gente dice che è fake, ma lascia. La gente dice che è falso, lui dice che è vero. Secondo me è Non mi parla, falso. cioè guardate i film. Fuck you talking about? Yeah, so many fresh got the role, you feel me? Cioè non è bello di più. Vabbè, adesso andiamo un po'. Ti faccio vedere, questo era il primo, ma adesso fa vedere la sua casa. Ma poi arriveremo al pezzo forte che è la sua canzone. Perché esattamente un giorno fa, da quando sto registrando il video, è uscita la sua canzone che dopo te la faccio sentire. Spopolato. Esatto, era in tendenza ancora. Sì. House tour, la mia villa a Santo Domingo. Allora, qua è discussa la cosa perché lui dice di vivere a Santo Domingo, ma l'hanno beccato in giro a Milano. Quindi sembra anche questa una falsa. Però vabbè, eccolo qua. Many fresh in the building, we are here, appena arrivati nella Dominican Republic per fare il mio compleanno. Qua c'è il mio cane bellissimo, guarda qua, fa le feste, i figli. Arriviamo al portone, ve lo apro, ho fatto un viaggio di un bel po' di ore, sono stanco, cavolo. Esatto, lui fa un viaggio di molte ore, però c'è già quel cameraman che è già lì che lo aspetta, Ho capito? capito, era già tutto Sì. organizzato, insomma. Talmente. Entriamo qua, guardate. Casa, dolce, casa. Volete vedere la cosa più hype? Più? Guarda qua, Cosa dice? aspetta, vedi, c'è perché della Versace. Versace, il perché della Versace. Versace. Poi pure qui, adesso Ma quello non c'è è un la parquet. porte. Esatto. Quello non è perché è una ceramica. Non è vero, l'ho notato anch'io sta cosa adesso. Guarda, c'è anche le To porte. the top, never stop. Il suo motto è to the top, never stop. To the top? Never stop. Cosa vuol dire? Questa c'è la stanza. Passaggio, 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 passaggio. Questa qua è la cucina. Come vedete, molto easy. Vabbè, ma adesso direi di non perderci in chiacchiere e di andare al momento più bello di tutta la reazione, la sua nuova canzone, papà. Quindi direi di andare qua. Si chiama 1200 euro al giorno. Manny Fresh, official video.
Sei carico? Sono carichissimo. Sentiamo un attimino cosa ci dice. Cosa hai capito fino adesso? Ma allora, sinceramente non si capisce niente, cioè nel senso che non si capisce che lingua parla questo qua, boh, cioè austriaco. Beh sì, e noi viviamo a Santo Domingo. Vabbè, Santo Domingo. Andiamo, però, andiamo, vabbè. Non puntare quel dito per dietro, lo spezzi a mille pezzi. Se non sai le cose, non parlare, devi stare zitto, muto, coglione. Mi facevo 1200 al giorno, frega un cazzo di nessuno. Mi facevo 1200 al giorno. Voglio il cash. Ma non è che gli esplode in mano quell'affare che c'è in mano? È la bottiglia. Ah no, quello dici, quello. Sì, sì. Mi facevo 1200 al giorno. Voglio il cash. E le puttane. Mi facevo 1200 al giorno. Bravo. Voglio il cash. Proprio. E le puttane. Frega un cazzo di nessuno. Frega un cazzo di nessuno. I made it fresh. A little flex. Oh my god. Si capisse una parola di quello. Vabbè, dai, dice. Allora adesso una frase che ha detto, che ha ripetuto 70 volte. Che lui è fresh, continua a dire che è fresh. Fresh, fresh vuol dire che sta fresco, fresco, sì, sta al fresco. Esatto. Poi ha detto, vabbè, ha detto dai, cosa, un'altra frase che ti puoi ricordare. Continua a dire cosa dice, ma non si capisce niente. Che vuole cosa, le pussi. Le pussi, cosa sono le pussi? Tana. Ah, tutte le pussi. Sì. Vanno tutte da lui. Ecco, ma poi vorrei farti notare da questa inquadratura, adesso non so se si vede bene da qua, ecco qua, che lui ha le mutande, ma poi qua sotto un paio di pantaloncini, e sotto un altro paio di pantaloni. Senti che aveva freddo, si è coperto. Ma infatti è fresh. Molto fresh. Make it fresh, never stop, hey. Con il canestro lì. 1, 2, 3, 4, 5. Come ha fatto a salire secondo te sul canestro? Beh, con le mani non ci arriva perché basta. L'avranno messo dentro. L'hanno lasciato lì. Probabile. Alle uova. Mi facevo 1200 al giorno. 1200 al giorno. Che tanto 1200. Cosa si fa? 1200 volte. 1200 al giorno. Si fa proprio di. No, no, faccio 1200 al giorno, cioè inteso come guadagno. Ah. Non so come faccio, 1200 al giorno, cioè proprio. 1200 al giorno, tanta roba. E le puttane. Ecco. Mi facevo 1200 al giorno. Voglio il cash. E le puttane. L'abbiamo capito questo, no? Cioè, mi sembra. Cos'è che sta accadendo nel mondo? Cioè, che l'hai visto? I saw my neck. Are you fucking talking about? Mi facevo. Ma lo picchiano, guarda. 200 al giorno. Voglio il cash. E le puttane. Mi facevo 1200 al giorno, voglio il cash e le puttane. Abbiamo capito che vuole il cash. Sì, no, ma lui lo deve sottolineare. 1200 al giorno, voglio il cash. E non ascoltate la gente che vi giudica perché lui. Allora, qua arriva secondo me la parte più sensata del video, cioè dove dice, dopo tutte ste cazzate che ha detto, dice queste frasi qua alla fine, che secondo me hanno un suo senso, un suo perché, cioè almeno fa capire il suo messaggio di fregarsene degli altri. Senti qua. E vi giudica perché loro non sono nessuno oggi, non saranno nessuno domani, i firmi, credete voi stati, andate a fare in culo. Ecco, guardate qua, il testo che ho fatto è veramente bello. Depo, bye bitch. Bye bitch. Sì. Praticamente poi l'ultima cosa da dire per concludere in bellezza è che la vedi sta felpa che c'è addosso? Sì. Di Supreme per Louis Vuitton. Praticamente di retail, cioè vuol dire di revendita, viene 6.000 euro. Ecco, poi guarda la fine che fa il video. Alla fine la felpa, guarda, sbaglio, sta prendendo fuoco. Eccola qua. Quindi significa che secondo te ha bruciato 6.000 euro. Secondo me si è bruciato il cervello. È probabile, My bitch, ti ho dato la bitch anche alla fine, giusto? Bene. Niente, pa, una considerazione finale di questo personaggio che qua dice di aver comprato la Lamborghini, guarda. Ha comprato una Lamborghini. Una Lamborghini. Tutto sua? È una Lamborghini. Sì, no, ho capito. No, questa è una Ferrari. Non è no, per lui è una Lamborghini. Ma se c'è il logo della Ferrari? Non ricordo. Mi dice, neanche. Eccolo, guarda lui. Senti. Quest'auto non ce l'hai, io sì. I crash on the building e io rinnovo a tappacchi, scuro. C'è Nova Neck, ice, ma scopriamo. Ma cosa dice? Ma perché parla così? Perché lui è fresh. Aspetta, lui senti, è? Fresh, fresco. No, senti, lui è... Troppo freschi. Lui è fatto, cioè, non è che è fresh. Cosa dire?
mi sono comprato un nuovo Ferrarino, you feel me? Ah, adesso con soldi puliti o sporchi poco importa, io ce l'ho. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, questo è il logo, logo della Lamborghini. Una bella cultura delle macchine. Guardate proprio. Il cavallo classico, vicini, infatti zoppia va. Il cavallo della Lamborghini. Vabbè, questo è un troll. Spero che stia scritto. Quello, sì. Guarda, guarda qua, poi volevo farti notare questa cosa. Targa sotto una targa. C'è incollato su quella domenicana, hai visto? Ah, sì. L'avrà anche rubato, probabilmente. Che... c'è incollata su così, proprio. Ah, beh, dai. Fa un bel Photoshop. E niente, ragazzi, direi che per questa reazione è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao! Cosa ne pensi, Pa? Boh. Sì, beh, non è che c'è tanto da dire. Beh, ma lui del personaggio suo? Del personaggio sto qua? Ma è tutto inventato, Simone. Dici? Mm. Però anche se non è...